Ciao belli, benvenuti al mio canale, io sono Amali e oggi direi che è la giornata per lavarmi i capelli perché stamattina sono andata al mare. Sono 5 giorni dall'ultimo trattamento che ho fatto con Novex e la vasellina. Vedete, comunque i capelli sono veramente ancora, se non mi prudevano, ancora resistente per un altro giorno. Invece oggi vado con una maschera per i capelli perché così vi diamo un po' di idratazione col sole, acqua, mare, i capelli si perde il risultato di riccio di finito. Andiamo con questa maschera naturale, semplice da preparare, dà un risultato favoloso, iperidratante e fai da te, quindi c'ha tutto e vi costa della quinoa, nella stessa acqua dove c'è anche un pochettino di quinoa, aggiungo dell'avena. E la lascio 5 minuti a bollire. Fatto bollire meno di 2 minuti. Guardate come è rimasto. Adesso vi aggiungo latte di cocco. Sufficiente. A circa 2 cucchiai o 3. E adesso vado a frullarlo. È un po' calda ancora. Sarebbe l'ideale applicarla sui capelli bagnati, ma il fatto che è calda idrata abbastanza. Questa maschera va bene sia per i capelli che per il corpo. Io adesso la applicherò sui capelli e poi dopo sotto la doccia la applicherò anche su tutto il corpo. E quello che mi avanza la metterò in frigo e la userò il prossimo trattamento, il prossimo lavaggio. La lascio a riposo per un'oretta e poi li lavo. Ho paura, mi hanno messo la maschera di argilla di Herbalife, quella che per togliermi tutti i brufoletti, l'imperfezione. Adesso vado a lavarmi i capelli perché direi che, come sapete, d'estate non li asciugo proprio. Adesso andiamo a applicare direttamente i capelli a tre, un buonissimo stricante, lo applico su tutta la lunghezza e anche la radice, la vasellina, solamente sulle punta. Ho usato praticamente tutte le tecniche di styling che conosco per usare questo prodotto. Per vedere qual è che funziona per il momento, quella che mi ha dato un risultato veramente molto piacevole è quella con le dita.
mette a naturale, adesso vado a dargli un po' di volume. Farò più volume dopo. Eccomi, è il secondo giorno. Ieri non è che l'ho separati tanto, perché non avevo tanto tempo. Continuo a usare questo gel che ho, che sta finendo, che dà brio ai capelli. Lo finiamo già, così lo butto via. Ok. Aggiungo qualche goccia. Ok, andiamo a separarli per bene. Sistemiamo un po', dun 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 dun. Questa è un po' secca, la bagno, li metto. Mezzo. Okay. Stessa cosa in questa. Va bene. Sono indecisa se dargli un altro taglio ai capelli. Ok. Ok, non mi convince la riga di qua, faccio così, così mi piace. Vedo che non mi piace come sono, come mi vengono, li leggo un po' di qua per dargli un po' di forma, un pochettino, qua. Vasellina. Ok. Mi separo. Ok. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Buona visione e buona domenica a tutti, un bacione, vi voglio un mondo di bene. E se vi piace questo make up che ho fatto, che veramente mi piace, ci ho messo 10 minuti a farlo, ve lo faccio il prossimo video, se vi interessa ovviamente, fatemelo sapere. Ciao belle, alla prossima!